Questo programma è offerto da Palermo, operazione Bancomat. Cefalù, rapinatori incastrati da DNA, 3 arresti. Bagheria, l'assessore Balistreri, la festa del santo patrono si farà. Incontro sul tema ricordando Castel Daccia con Dacia Mariani. Palermo, operazione Bancomat. I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno seguito da ieri mattina un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 11 persone, dipendenti COIME del Comune di Palermo, ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al peculato, falso e accesso abusivo al sistema informatico. Le indagini, avviate nel 2011 dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica, hanno consentito di documentare un complesso meccanismo che permetteva agli indagati di conseguire somme di denaro non dovute attraverso la modifica e alterazione delle buste paga. Cefalù, rapinatori incastrati dal DNA. Tre rapinatori che nell'ottobre 2012 avevano realizzato una rapina nella campagna cefaludese presso una villa di una coppia di anziani di 79 e 71 anni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Cefalù. I rapinatori Alessandro Vitrano, di 26 anni palermitano, V.G. di 38 e B.J. di 23, sono stati incastrati dal DNA lasciato su dei mozziconi di sigarette. L'accurata e scrupolosa ricerca degli elementi a carico dei sospettati ha permesso alle successive analisi effettuate dagli esperti del RIS di estrarre dei profili genetici. Le costanti indagini dei carabinieri della stazione di Cefalù hanno permesso di identificare quindi inizialmente due degli autori della rapina e successivamente anche il terzo, la donna. Il test del DNA, unitamente ad altre risultanze investigative, hanno definitivamente confermato la responsabilità dei sospettati. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Alessandro accetta. Impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Palermo. Atti intimidatori tra adolescenti. Arrestate un bullo. Un tipico caso di prepotenza seguito da una vera e propria rapina.
Nella mattinata di ieri, un gruppo di adolescenti tra i 14 e i 15 anni stavano trascorrendo del tempo libero presso il parco Villa Giulia, quando un gruppo di ragazzi di 20 anni hanno bloccato uno dei tre adolescenti. Pare che lo abbia strattonato con forza e che gli abbia sottratto zaino, soldi e telefono cellulare. Alcuni testimoni, accorsi in aiuto della vittima, hanno chiamato il 113 e gli agenti giunti sul posto hanno individuato immediatamente il ladro che aveva ancora con sé lo zaino rubato poco prima. Il rapinatore è stato arrestato e la refurtiva è stata riconsegnata al ragazzino. Il bullo adesso, che aveva già precedenti penali, è stato arrestato dalla polizia. Campo Reale, rubano infissi dall'ispettoria salesiana, arrestati. Martedì scorso i carabinieri del comando stazione di Camporreale hanno tratto in arresto in flagranza di reato con l'accusa di furto aggravato Salvatore Lazzara, 26 anni, nato ad Alcamo, e Vincenzo Mulè, 20enne, nato ad Alcamo, entrambi residenti a Camporreale. Una pattuglia dei carabinieri ha sorpreso i due mentre stavano asportando alcuni infissi in alluminio dell'ispettoria salesiana Don Bosco di Camporreale. Sul posto gli uomini dell'arma hanno rinvenuto anche numerosi infissi smontati dalla struttura, già accantonati e pronti per essere prelevati, per un peso complessivo di circa 200 kg. La refurtiva è stata restituita all'avente diritto. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con Acas, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutti i mercoledì e le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. In diretta da Canale 8 Palermo, ma della buona musica partenopea, ideato dalla Match Music di Graziano Silvestri. Con il programma Napoli è in compagnia della vostra amica Virginia. Buonasera. È tutto un programma, perché tu sei otra guarda in coppa cima in una montagna, e io con te la giasa a chi campo come te non passo mai con me. Mamma mia, tu sabato io sin da casa, da chiamato non bene stasera. Bene, voglio subito ricordare il programma Napoli è, appunto, che va in diretta televisiva tutti i giovedì dalle ore 21 in poi. Ci sì. canteremo Quando t'annamoro. Quando t'annamoro. Eh? Prima, okay, pronto! Con mille dediche che stanno a fare. Lettere caracciate, che avevo sentito te canzone mia. Una bellissima trasmissione. Il microfono. E saluto la signora Anna con tutto il cuore. Allora, in tua compagnia io mando un grande abbraccio per la famiglia Tantillo, quindi il comitato del Borgo Vecchio. Per esatto, Mimo, ciao, ciao. Ricordo il programma Napoli E, che va rigorosamente in diretta televisiva tutti i giovedì dalle ore 20, 21 in poi, appunto da Canale 8. Qui abbiamo la pubblicità, l'onorata società e noi siamo sempre qua. Manda caro! Bagheria, l'assessore Balistreri, la festa del santo patrono si farà.
L'assessore alla cultura e spettacolo del comune di Bagheria, Rosanna Balistreri, ha organizzato per martedì 24 giugno 2014 un incontro presso la sala stampa del comune a Palazzo Butera con tutti coloro che intendono partecipare a vario titolo all'organizzazione dei festeggiamenti del santo patrono San Giuseppe. La festa di San Giuseppe, nel suo aspetto laico, si svolgerà da venerdì 1 agosto a lunedì 4 agosto 2014. Nonostante lo stato di dissesto dell'ente, l'amministrazione intende festeggiare comunque il santo patrono e offrire ai bagheresi e a tutti i visitatori che giungeranno nella città delle ville 4 giorni di svago e divertimento. Castel Daccia, incontro con Dacia Mariani. Una serata all'insegna della cultura, quella che si terrà venerdì 20 giugno alle ore 19.15 in occasione del 160° anniversario della fondazione del comune alla Torre di Duca di Sala Paruta di Castel Daccia, dove sarà presente la scrittrice Dacia Mariani per un incontro sul tema Ricordando Castel Daccia. Alla serata parteciperanno come relatori lo storico Nino Monreale e lo scrittore Maurizio Padovano. La scrittrice parlerà dei suoi ricordi all'interno della torre in cui i suoi avi diedero inizio alla prestigiosa casa vinicola Corvo e nella quale la stessa scrittrice ha ambientato un suo noto racconto. La calda estate e le robuste onde del mare porteranno sulle coste della romantica Sant'Elia, da mercoledì 25 giugno, Le Voci del Mare, un concorso canoro patrocinato dall'ACAS, Associazione Culturale Arte e Spettacolo, e dall'emittente televisiva Canale 8. La competizione avrà luogo presso il chioschetto del Belvedere di Sant'Elia. Partecipare al concorso è semplice, basta compilare il modulo di iscrizione o in alternativa basterà collegarsi al sito ACAS www.artespettacolo.it ed effettuare l'iscrizione online sull'apposita area Iscriviti al concorso Voci del Mare. La quota di partecipazione è di 20 euro. La competizione sarà suddivisa in diverse fasi. Una prima di eliminazione, dove i concorrenti iscritti avranno diritto a 3 esibizioni, durante le quali verrà attribuito un punteggio da parte di una selezionata giuria. Solo 30 saranno i concorrenti che si guadagneranno i quarti di finale, che prevedono una sola esibizione con lo stesso criterio della fase precedente, ma questa volta solo in 15 passeranno alla semifinale. Il gran finale vedrà esibirsi i 5 migliori concorrenti e avrà luogo negli studi televisivi di Canale 8, rigorosamente in diretta televisiva sul canale 611 del digitale terrestre. Una competizione all'ultimo SMS, infatti saranno proprio i telespettatori che potranno esprimere la loro preferenza con un voto parziale della giuria. Ricchi premi in palio, al terzo classificato spetterà un'intera giornata all'interno di un villaggio turistico, al secondo un mese di lezioni gratuite all'interno dell'Accademia Arte e Spettacolo dell'ACAS e al primo classificato andrà la possibilità di incidere in uno studio di registrazione un brano con la realizzazione di un videoclip. Un'estate all'insegna della buona musica dunque, per rinfrescare una lunga estate caldissima. Un caro saluto a tutte le persone che non possono fare a meno di ilmeteo.it. Vi ringraziamo per la fiducia. Previsioni per venerdì 20 giugno. Manca un giorno al solstizio d'estate. La pressione tende ad aumentare sull'Italia portando una prevalenza di sole su gran parte delle regioni. Ecco il dettaglio. Al nord tempo in gran parte sereno o poco nuvoloso nel corso del pomeriggio. Molte nubi vengono ad interessare i rilievi del nord-est, tutto il Friuli Venezia Giulia e anche le zone orientali del Veneto con qualche pioggia o breve temporale. Spostiamoci al centro, dove avremo una bella giornata soleggiata su tutte le regioni, salvo locali piovaschi ancora sulle Marche, ma isolati. Raggiungiamo le regioni meridionali. Ultime piogge riguardano il Salento e le coste tirreniche della Calabria, altrove splenderà il sole con un clima piacevole. I venti soffiano deboli o moderati e da direzioni variabili. Temperature previste per questa giornata. Minime in gran parte stazionarie con valori che saranno compresi tra i 15 e i 20 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno avremo un aumento termico ovunque,
25-30 gradi al nord, 25-29 gradi al centro e 21-29 gradi al sud. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui. Domani cade il solstizio d'estate. Vi siete informati già sul significato di questo giorno, sui riti propiziatori da fare? No? Fatelo! Tutte le info sulle nostre news del sito sezione Meteorologia e Scienza. Ciao! Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 20 giugno, si ricorda San Gobano sacerdote. Il nome Gobano è la forma italianizzata del francese Gobain, nome di origine gaelica e dalla etimologia sconosciuta. Dice il proverbio: peccato confessato è mezzo perdonato. Sono nati oggi Lionel Richie, John Taylor, Nicole Kidman. Il 20 giugno 1214 l'Università di Oxford riceve il suo statuto. È la più antica università del mondo anglosassone e, insieme a Cambridge, tra le più prestigiose d'Europa. Nel 1837, appena diciottenne, sale sul trono britannico la regina Vittoria. Inizia così l'epoca detta vittoriana. Infine, il 20 giugno 1979, Nilde Iotti è la prima donna ad essere eletta presidente della Camera dei Deputati. Simona Vinci ha detto: i viaggi cominciano molto prima degli autobus, degli aerei, degli elicotteri, delle navi, dei piedi. I viaggi cominciano dentro la testa, è lì che ci si deve spostare, altrimenti niente si muove. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, venerdì 20 giugno. Ariete, nel dialogo tutt'altro che pagato con Plutone, la Luna nel segno non dà certo il meglio di sé. Sole e Mercurio in sestile corrono in soccorso. Avrete mille impegni e non sarà quindi facile dosare l'energia e modulare i tempi di intervento. Toro, in linea con il desiderio di pace, la giornata scorre tranquilla, senza grandi movimenti. Potete prepararvi ad un fine settimana di tutto riposo. Non sprecate tempo prezioso sottraendolo al piacere e congetturando su questioni antiche e sepolte. Gemelli, la Luna in Ariete accende l'entusiasmo, ma infondere dinamismo e carica è soprattutto la congiunzione fra Sole e Mercurio sopra di voi. Prendono piede nuove idee, incontri e viaggi. La quotidianità sarà spazzata via, almeno per oggi. Cancro, con la Luna in Ariete che si diletta a farvi dispetti e porvi in scacco, c'è poco di cui rallegrarsi. Ritardi ed intralci lungo il cammino. Di fronte a tanti ostacoli sale irrefrenabilmente la voglia di cedere alla pigrizia e non uscire di casa. Leone, giornata di gloria all'insegna dell'iniziativa e dell'ottimismo, grazie alla Luna nel segno amico dell'Ariete che marca punti a vostro favore. Rimuovete ciò che vi blocca e vi rallenta per avviare imprese coraggiose anche se a lunga scadenza. Vergine, Mercurio in Gemelli congiunto al Sole vi guarda in cagnesco, influenzando tutto ciò che concerne comunicativa e capacità di persuasione. La mancanza di diplomazia quest'oggi riversa chili di detriti e scintille anche nella vita di coppia. Bilancia, è preoccupante che basti così poco, nello specifico la sosta della Luna in Ariete, per farvi smarrire consapevolezza e controllo di voi stessi. Gli impegni vi prendono in contropiede, così cresce la paura di non riuscire a stare dietro a tutto. Scorpione, dovete lavorare su quei rapporti che risentono di un pizzico di tensione, infondendo serenità e spontaneità. Vale sul lavoro quanto in famiglia. La volontà di fare chiarezza e di impegnarvi in questo compito vi vale l'appoggio degli interessati. Sagittario, troppo invitante il trigono della Luna. Una serata mondana al pub o in discoteca è un'ottima occasione per sfuggire alla classica routine. Avete bisogno di progetti ambiziosi o avventure un po' folli per trovare stimoli sempre freschi. Capricorno, battuto dal resto a causa della Luna in quadratura Plutone nel vostro segno. Non è una sconfitta a tavolino, ma dovrete lottare per salvarvi. Mettete in difesa e giocate al sul sicuro, senza mosse avventate, decisioni impulsive o rischi inutili. Acquario, con la Luna in Ariete avete a che fare con voi, oggi sarà un piacere riscuotere successi e consensi, specialmente in attività di gruppo. Sono esaltati da questo cielo i rapporti interpersonali, specie quelli legati al lavoro e allo studio. Pesci, il lavoro somiglia un po' a una passeggiata fra i rovi, dove basta la più piccola disattenzione per impigliarsi e ferirsi con qualche spina. Dovrete sfoderare tutta la precisione e la determinazione di cui siete capaci per cavarvela al meglio.